Dopo gara Dilettanti Falasche Città di Cisterna, nel posticipo serale, un po' inedito per questo campionato di Serie C2, insieme al nuovo arrivato in casa biancoceleste Marco Fratini. Ecco, una gara che vi vede finalmente per voi tornare al successo, lo aspettavate da tanto e soprattutto tu ci tenevi a questo buon esordio. Sì, sicuramente stavamo aspettando di tornare alla vittoria, la squadra non veniva da un buon momento e per questo in settimana ci siamo preparati molto bene per cercare di invertire la rotta e quindi vincere la partita. Ecco Marco, come hai trovato questa nuova casa, questa nuova squadra e soprattutto un campionato che tra l'altro da diversi anni tu giochi, anche se hai potuto avere modo di spaziare in qualche categoria superiore? Diciamo che, come ho detto già ai ragazzi, io ho ritrovato qui una seconda famiglia. Quello, l'ambiente che avevo trovato fin da quando ero bambino ad Albano, l'ho potuto riscontrare qui dal primo giorno. I ragazzi mi hanno accolto, hanno subito invitato me a cena come nuovo arrivato, mi hanno subito fatto sentire parte del gruppo e di questo colgo anche l'occasione per ringraziare. Insieme a Neroni Clemente analizziamo anche questa gara, il posticipo tra Falasche appunto e Città di Cisterna. Ecco Clemente, una squadra che comunque stenta a farsi strada, a far punti, ma forse anche davanti aveva una squadra molto agguerrita. Sicuramente loro sono nettamente superiori a noi, però purtroppo avevo chiesto ai ragazzi una grossa prestazione in quanto tra oggi e sabato secondo me ci giocavamo gran parte della nostra stagione, perché giocando oggi in casa Cisterna e sabato avendo la San Giovanni a casa ci saremmo giocati gran fetta della stagione, nel senso perlomeno per stare nel treno delle dirette concorrenti per la salvezza. Ecco Clemente, avendo perso diciamo questo primo appuntamento, questo primo treno, credi che comunque con la San Giovannese non si possa parlare di un nuovo inizio, di una nuova stagione per voi? Guarda, momentaneamente non voglio parlare di niente perché so più di qualche partita che dico che la nostra stagione sarebbe cominciata, però purtroppo nel momento cruciale della stagione o delle partite c'è sempre qualcosa a livello di mentalità che non ci permette di giocare. Ecco, se oggi siamo partiti bene i primi 10 minuti, poi abbiamo preso il classico gol sfortunato di quest'anno, un'autorete, ci siamo sfaldati e abbiamo completamente regalato il primo tempo che è finito 4-0 per loro.